Ehi, what a tutti, ciurma, benvenuti a Reggio Green in questa nuovissima reaction. Ok ragazzi, vi sto portando una reaction su, leggete bene dal titolo, il teaser trailer che è stato fatto vedere alle 3 2018 sulla final season, quindi sulla stagione finale di The Walking Dead. Voi, perlomeno chi mi conosce bene, sa i miei gusti, sapete che la serie di videogiochi che è stata fatta su The Walking Dead dalla Telltale, ragazzi, è una delle serie di videogiochi che più preferisco in assoluto, perché ovviamente sono giochi più incentrati sulla trama, più incentrati sui personaggi, sui rapporti fra i personaggi, più incentrati sulle emozioni, ecco. E quindi ben sapete che io adoro questo tipo di giochi, per cui, essendo giochi basati fondamentalmente sulle scelte, quindi non tanto sul gameplay in sé, perché si tratta più che altro di punta e clicca, ragazzi, e di momenti di quick time event, ovviamente, sono giochi che ho adorato tantissimo, ragazzi. Specialmente credo che quello che più mi ha emozionato in assoluto sia stato il primo, dopodiché c'è stata la season 2, quindi che ha sempre visto come protagonista Clementine, e poi c'è stata The Walking Dead A New Frontier, che sarebbe appunto la terza stagione uscita poco fa, insomma uscita un po' di tempo fa, che l'ho recensita anche sul canale. Ci tenevo a farne la recensione per far sapere che appunto questa terza stagione non mi aveva entusiasmata più di tanto, a parte che appunto non si guidava più Clementine, quindi non si aveva come protagonista diretta perlomeno Clementine, e quindi già questo un pochettino mi ha fatto storcere il naso, nel senso che comunque è il personaggio a cui ci si è affezionati sin dalla prima stagione, per cui vederla messa un pochettino in secondo piano tra virgolette mi ha fatto storcere un po' il naso. Però generalmente l'ho vista come la stagione meno emozionante, meno coinvolgente dal punto di vista delle emozioni, ecco. Quindi sì, mi è piaciuta, l'ho giocata, l'ho finita, però non è stata tutta questa cosa pazzesca per i miei gusti. Per cui ripongo tante speranze in questo trailer, ripongo tante speranze in questa stagione finale, quindi sarà a quanto pare la stagione che chiuderà questo cerchio di The Walking Dead da parte della Telltale. Ok, respiro profondo, concentriamoci, anche perché suppongo che non ci saranno sottotitoli, per cui cercherò un attimo di capire di cosa parlano. Andiamo a guardarlo, ragazzi. Ok, cara Telltale, ci si rivede, oddio. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. AJ, come on. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Don't forget. Come on, you love this one. It's a bad song. You shouldn't scream. Ever. Screaming brings monsters. Yeah, you're right, kiddo. This song was written before, when kids didn't have to worry about monsters. I don't remember a time without monsters. I know. What's the first rule? Never go alone. Never go alone, right. And what do we do when the monsters come? We shoot them in the head. And what else? Always save the last bullet for yourself. Now, what do you do if I get bit? Allora, non hanno fatto vedere chissà cosa, ma ci hanno voluto far capire che a quanto pare la protagonista di questa stagione finale sarà
Clementine assieme al bambino che era nato da una compagna di viaggio, se non sbaglio, nella seconda stagione, quindi già nella seconda e terza stagione era ancora molto piccolo e adesso è già più grande, ragazzi. Io non mi ricordo adesso come avessero chiamato il bambino. Fatto sta che è già più grande e sa parlare, ovviamente, sa camminare, insomma sa difendersi a quanto pare per conto suo, perché Clementine gli avrà insegnato a sparare, ad usare la pistola, come abbiamo potuto appurare dal trailer. E quindi probabilmente questa stagione finale ruoterà attorno alle vicissitudini in cui Clementine e questo bambino che lei aveva voluto salvare a tutti i costi, specialmente nella terza stagione. Io non so tanto che dire, ragazzi, sono rimasta allibita dalla data di uscita, perché a quanto pare è probabilmente il primo episodio, perché di solito i giochi di The Walking Dead sono divisi in episodi, non so, probabilmente il primo episodio sarà pubblicato appunto il 14 agosto e questa cosa, ragazzi, mi dà un'enorme rabbia, perché purtroppo già vi anticipo che probabilmente nella seconda metà di agosto io e Rodrigo saremo in viaggio, partiremo, quindi non potrò portarlo, perlomeno non subito. Cavolo, era una cosa a cui ci tenevo tantissimo, perché come vi ho detto, ragazzi, io adoro questa serie e quindi avrei voluto portarla subito, però forse non sarà possibile. In ogni caso, appena sarà possibile, sicuramente, ragazzi, la porterò. E dopo la mezza delusione della terza stagione ripongo tante speranze e aspettative in questa stagione finale. Incrociamo le dita, ragazzi, speriamo bene. Ditemi ovviamente voi che cosa ne pensate giù in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, Updosh a tutti, ragazzi, ciao!